Jukebox. Taglio del nastro e via le attività per lo Europe Direct Abruzzo di Teramo, lo sportello di riferimento della Commissione europea. Lo Europe Direct Abruzzo ha tra gli obiettivi quello di facilitare e agevolare la conoscenza delle istituzioni, delle politiche, dei programmi e delle possibilità di finanziamento dell'Unione europea. Un appuntamento utile e operativo in vista delle sfide cui sono chiamati gli enti locali per la programmazione e la progettazione dei fondi ordinari e straordinari dell'Europa, dopo che per anni si è parlato dell'incapacità di attrarre o addirittura spendere i fondi derivanti dall'Unione Europea. Ad inaugurarlo il 18 novembre il capo rappresentanza della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti, il quale si è complementato personalmente con il consorzio Punto Europa, ente aggiudicatario del bando. Teramo perché ha fatto domanda innanzitutto e ha fatto una buona domanda, per cui la selezione è stata fatta sulla base di criteri di capacità, di realizzazione di quello che hanno, di possibilità di realizzare quello che hanno proposto, e dunque in un tender competitivo Teramo ha vinto. I centri Europe Direct promuovono un coordinamento con tutte le reti europee presenti a livello regionale, in modo da facilitare l'accesso di cittadini e imprese alle informazioni su bandi, iniziative e progetti europei. Sono in costante contatto con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell'Unione Europea, ascoltano le esigenze dei territori per permettere alla Commissione di comprendere meglio l'impatto concreto delle politiche e delle attività dell'Unione Europea sui cittadini, forniscono informazioni a 360 gradi sull'Unione Europea, dalla risposta alla pandemia di Covid-19 a Next Generation EU e alle transizioni verde e digitali, lavorano con le scuole e gli insegnamenti per promuovere la cittadinanza europea attiva e promuovono dialoghi e dibattiti su temi europei anche nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa. L'importante è dialogare con il territorio. L'ufficio è un ufficio che deve essere aperto alle istanze territoriali, deve essere aperto a ricevere le persone, deve informare le persone e naturalmente dovrà fare un'attività importante di conoscenza per far conoscere l'Europa. Ci sono molte occasioni in questo momento, tra cui non dimentichiamoci la conferenza sul futuro dell'Europa, che è un'occasione unica per i cittadini per dire quello che pensano dell'Europa e di quello che vogliono dall'Europa. A questa importante giornata ha preso parte anche Diana Gosti, capo dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha rimarcato l'importanza della conferenza sul futuro dell'Europa, una piattaforma che apre per la prima volta ad una democrazia partecipativa. Innanzitutto abbiamo ora una grande opportunità che è il PNRR, quindi questo dà la possibilità anche agli enti locali di poter partecipare e di poter utilizzare i fondi. È un progetto importante e assolutamente, diciamo, ci si aspetta molto anche a livello partecipativo da parte delle istituzioni e degli enti locali. Poi abbiamo un'altra grande sfida che è la conferenza sul futuro dell'Europa, questa possibilità che tutti i cittadini hanno di poter partecipare attivamente esprimendo le proprie opinioni e le proprie idee su questa piattaforma che ha messo a disposizione la Commissione europea per tutti gli stati membri e dove chiunque può iscrivere e dire le proprie opinioni, e questo è un grande atto di democrazia partecipativa per la prima volta nella storia di tutti gli stati. Il consorzio Punto Europa e la provincia di Teramo, in collaborazione con il partner L'Abruzzo in Europa, associazione del consiglio regionale, hanno colto l'occasione dell'inaugurazione per illustrare le attività a favore della comunità, delle imprese e dei comuni. L'incontro pubblico dal tema Le politiche europee a favore del rilancio economico, sociale e occupazione del territorio è stata l'occasione per siglare anche la convenzione di partenariato. Insieme ai nostri partner ci impegneremo al massimo per sostenere i comuni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni, i cittadini a cogliere tutte le opportunità che ci offre l'Europa, commenta Filippo Lucci, amministratore unico del consorzio Punto Europa, che per i prossimi 5 anni sarà il centro ufficiale
generale della Commissione europea. Il consorzio è un ente che si occupa di progettazione europea e di cooperazione territoriale e quindi una grande capacità di scrivere i progetti e di realizzarli, e questo sappiamo con i nuovi investimenti, i nuovi fondi del PNRR e delle altre attività, in questo momento diventa strategico, e noi ci poniamo come punto di riferimento a livello regionale del centro-sud come consorzio in grado di rispondere a queste esigenze degli amministratori locali, in particolar modo dei sindaci, ma anche dei cittadini e portatori di interessi. Uno strumento importante, direi fondamentale, non solo ecco, appunto per il territorio teramano, ma direi per l'Abruzzo. Ho svolto un ruolo anche come presidente ANCI, come parte dell'Associazione Abruzzo in Europa, che ha sostenuto fortemente anche il COPE e appunto il punto Europe Direct. Insomma, perché come si diceva, è un momento nel quale dobbiamo tutti a vari livelli e intanto insieme come territorio cercare di dare una risposta e soprattutto cogliere le opportunità che abbiamo a disposizione, PNRR ma non solo, perché abbiamo tanti canali di finanziamento, programmazione che come città di Teramo stiamo portando avanti, ma dobbiamo assolutamente renderla organica con una programmazione più ampia di carattere provinciale e regionale. Sì, COPE è uno strumento importante, come dicevo prima. Oggi credo che abbia compreso, anche con il lavoro di Filippo Lucci che abbiamo sostenuto, che deve uscire da una logica meramente territoriale e veramente costituisce un'opportunità che ci consente appunto di guardare oltre, non insomma a interessi politici limitati, territoriali, ma appunto ad una visione che sia quella della programmazione che punti sulle risorse europee. Infobox.